Bene, buonasera a tutti. Fil Rouge della 16ª edizione dei Dialoghi di Trani è la bellezza, declinata in tutte le sue forme e perciò anche nella democrazia. La bellezza della democrazia è configurabile nella molteplicità delle sue sfumature, per cui essa assume ora la veste di democrazia rappresentativa, ora deliberativa, ora partecipativa, ora indiretta, ora diretta. E quest'ultima si esercita attraverso istituti di democrazia quali l'iniziativa legislativa popolare, la petizione, il referendum. E quest'ultimo a sua volta assume la veste ora di referendum propositivo, ora abrogativo, ora confermativo, ex articolo 138 della Costituzione. L'essenza della democrazia è racchiusa, cristallizzata in una massima di memoria giustinianea, secondo cui quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet. Ciò che riguarda tutti deve essere approvato da tutti. E riecheggia in vari ordinamenti stranieri, quali per esempio quello inglese, secondo cui the democracy is government of the people, by the people and for the people. Ed è sancita e cristallizzata nella nostra Costituzione, l'articolo 1, che recita così: l'Italia è una repubblica democratica e la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ebbene, Sabino Cassese stasera ci parlerà della funzione della democrazia e della sua interazione con la giustizia, le istituzioni, alla luce dei populismi, della Brexit, della sua vulnerabilità e fragilità, della sua incompiutezza, ma al tempo stesso della sua bellezza. Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, già ministro della funzione pubblica nel governo Ciampi, ha insegnato nelle università più prestigiose, quali la School of Government della LUIS e la Cattolica Global School of Law di Lisbona. È stato docente a Napoli, Roma, alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha insegnato alla Law School della New York University e al Master of Public Affairs dell'Institut d'Études Politiques di Parigi. Signori, Sabino Cassese. Io mi auguro funziona questo. Si sente? Sì, funziona? Allora, forse l'avvicino così mi sentite meglio. Dunque, Grand View è il nome di fantasia di una città in cui si svolge un film del 1947. Il 1947 è l'epoca in cui negli Stati Uniti diventano diffusi gli opinion polls, cioè i sondaggi d'opinione. Consultare il popolo, no? La democrazia è far partecipare il popolo, consultare il popolo può essere un capitolo della democrazia. Questo film che si chiama... Uno soltanto, sì, benissimo. Questo film si chiama Magic Town, Città Magica, racconta una storia di cui non vi dirò la conclusione naturalmente, perché sennò vi faccio perdere il piacere di vedere il film del 1947, perché un cronista di un giornale di New York scopre un giorno che questa città è lo specchio dell'America, cioè come votano i cittadini di questa città, vota tutta l'America. I prodotti che questi i cittadini di questa città scelgono sono i prodotti preferiti da tutti i consumatori americani. E tiene nascosta questa sua scoperta, perché naturalmente questa scoperta, come dire, si presta a un grande successo del cronista, perché basta che lui sappia quali sono le scelte di questa piccola città, e così sa che cosa vogliono gli americani dal punto di vista politico, come consumatori e come utenti dei grandi servizi pubblici.
Però un giorno qualcuno scopre questo mistero e naturalmente è preso dal desiderio di manipolare i dati raccolti in modo da poter pilotare le scelte che vengono fatte da tutti gli americani, che a questo punto sanno che Grand View è lo specchio dell'America. Non vi racconto il resto della storia, ma da questa storia, come dire, impareremo una piccola lezione che riguarda appunto i sondaggi d'opinione e il modo di interrogare il popolo. Faccio un salto di quasi un decennio e passo invece da un film a un racconto. Il racconto è stato scritto da un famoso autore di libri di fantascienza, il più famoso forse, Asimov, ed è un racconto del 1955. Si chiama Franchise, è il diritto di voto in inglese e in americano, e comincia con un dialogo tra un marito e una moglie. Il marito e la moglie si raccontano che ci sono degli strani movimenti, ci sono delle notizie in questa città in cui vivono, e il marito è un commesso di un magazzino di Bloomington, e ci sono delle persone che arrivano da Washington importanti. A poco nel corso del racconto si comprende una cosa, e cioè che ci sono delle persone che stanno lì perché c'è qualcuno di questa città che verrà interrogato, e questa interrogazione da parte di una grande macchina i cui terminali arrivano in questa città, questa interrogazione produrrà un risultato fondamentale: la scelta del Presidente degli Stati Uniti, perché in questo momento del futuro il Presidente degli Stati Uniti non è più eletto dal popolo, ma è scelto da una macchina dentro la quale ci sono tutti i dati relativi alla popolazione americana, dati che vengono connessi ad una sola persona, scelta dalla macchina, che darà il risultato: il Presidente degli Stati Uniti. Il commesso del magazzino si lamenta, la moglie invece dice no, sarebbe bello essere scelti, perché l'elettore diventa una celebrità, per i prossimi 5 anni tutti parleranno di te, perché tu sei il popolo americano. Alla fine di questa vicenda, verso la fine di questa vicenda, arrivano gli agenti del servizio segreto, chiudono la casa, i bambini non possono più uscire, più andare a scuola, è il commesso di Bloomington che è stato scelto, arrivano i terminali di questa macchina, gli vengono messi addosso, per qualche ora alla fine viene scelto il Presidente degli Stati Uniti. Anche questa storia è una storia che ci può insegnare qualcosa relativamente, come dire, all'idea che ci possa essere una democrazia attraverso le macchine, una sorta di democrazia informatica, che computer più democrazia possano produrre dei risultati importanti, principalmente quello di fare un salto di qualità e dare veramente la voce al popolo, perché in fondo noi viviamo in paesi con democrazie rappresentative, cioè noi deleghiamo a qualcuno di prendere delle scelte da parte nostra, e non votiamo, noi votiamo per scegliere delle persone, non per prendere delle decisioni. Diamo a queste persone il compito di prendere decisioni per nostro conto, e quindi, come dire, il desiderio è molto forte, quello di dare una voce diretta al popolo. Ho iniziato con questi due esempi, uno tratto da un film e un altro tratto da un racconto, per cercare di richiamare la vostra attenzione su 3 o 4 domande alle quali cercherò ora di dare una risposta. La prima domanda: la democrazia è illimitata? Quella parola che è stata appena citata da chi mi ha presentato, quell'inizio della nostra Costituzione, l'Italia è una Repubblica democratica, vuol dire che la Repubblica è tutta democratica? Seconda domanda: ma la democrazia, demos, popolo, kratein, potere,
vuol dire che tutto il potere proviene dal popolo? O il potere può provenire anche da altri soggetti? E che cos'è il popolo? Quel popolo da cui dovrebbe provenire il potere. E infine, la terza o quarta domanda, il popolo si esprime direttamente o si esprime invece indirettamente? E se si potesse esprimere direttamente, come potrebbe farlo? Ecco, io cercherò non di dare una risposta a queste domande, ma, come dire, di avviare una riflessione intorno a questi interrogativi. Il primo interrogativo è: la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica. Devo richiamare la vostra attenzione a un fatto banale, e cioè che la parola Repubblica in questa frase non vuol dire che l'Italia è una Repubblica. Questa frase è stata scritta alla fine del 1947, l'Italia era già una Repubblica a causa del referendum che si era tenuto nel 1946. Come ha detto uno dei grandi padri della Costituente in un commento scritto nel 1975, la parola Repubblica qui è adoperata come un fatto ricognitivo di una cosa che è già accaduta, stava alle spalle la Repubblica. L'articolo 1 non vuol dire l'Italia è una Repubblica, vuol dire l'Italia è una Repubblica democratica. E allora la parola Repubblica qui vuol dire non l'opposto di monarchia, vuol dire una cosa diversa, e lo spiega molto bene uno dei padri fondatori, cioè mi riferisco a Costantino Mortati, e che dice qui Repubblica si vuol dire tutto l'ordinamento complessivo, la comunità, la società, tutto l'ordine giuridico italiano è democratico. E allora pensateci un po', se tutto l'ordine complessivo è democratico, perché noi quando entriamo, e cerchiamo di evitarlo, in una sala operatoria, non vogliamo che il chirurgo che ci opera sia eletto dal popolo, ma sia invece una persona che è stata scelta in base alle sue competenze tecniche? Perché quando passiamo su un ponte non vogliamo che l'ingegnere abbia una grande quantità di voti, ma vogliamo che quell'ingegnere conosca bene le tecniche dell'ingegneria e sia passato attraverso delle prove che deve sostenere non davanti al popolo, delle prove che deve sostenere davanti a degli ingegneri più vecchi di lui, degli ingegneri che sono già ingegneri e che dicono un ponte si fa così? E perché quando vogliamo entrare in un'aula universitaria non vogliamo che ci sia un professore molto popolare con un gran numero di voti, ma vogliamo che ci sia una persona sperimentata, e cioè che abbia superato quello che poi la Costituzione dice un concorso? Perché, in altre parole, per esempio, quando parla della magistratura la Costituzione dice ma il magistrato deve essere uno che ha superato un concorso? O perché quando parla della pubblica amministrazione la Costituzione, che pure aveva nel primo articolo dove c'era scritto una Repubblica democratica, pure quando parla della pubblica amministrazione dice agli uffici pubblici si accede mediante concorso, e il concorso non è un'elezione, è qualcosa di diverso, è un altro modo di scegliere. Non si sceglie una persona perché ha fatto dei programmi che ci piacciono, o perché ha fatto delle promesse che ci piacciono, o perché appartiene a degli orientamenti, a delle ideologie che ci piacciono, ma si sceglie una persona perché in una valutazione comparativa con altre persone, una valutazione aperta e accessibile a tutti, abbia dimostrato davanti a dei competenti la propria capacità e il proprio mestiere per fare quella certa cosa. Il magistrato, il funzionario amministrativo, il chirurgo, il medico e così via. Quella persona non risponde all'elettorato. Quella persona risponde alle regole del mestiere, che noi chiamiamo regole deontologiche, per esempio per tutte le professioni, l'avvocato, l'architetto, l'ingegnere, che pure anch'essi non sono eletti, ma sono invece scelti sulla base di questi altri criteri.
Ed è per questo che, se per caso entrasse qui improvvisamente Aristotele, ci direbbe che noi ci sbagliamo a chiamare i nostri ordinamenti democrazie, perché i nostri ordinamenti in realtà hanno una forte componente che potremmo definire, facendo contento questa volta Aristotele, oligarchici o aristocratici, perché questo è il modo con cui viene scelta un'aristocrazia. Gli aristoi sono i nobili, gli esperti, e quindi ci sono dei gestori di cosa pubblica che noi chiamiamo eletti, che rispondono al criterio della democrazia, ma poi ci sono tante altre persone che rispondono ad altri criteri in quanto sono aristoi, aristocratici, termine che poi è diventato un po' dispregiativo, ma l'origine greca invece indica la nobiltà e le qualità e il mestiere, e quindi la democrazia ha un limite, è un limite intrinseco, nasce con questo limite la democrazia, cioè la democrazia comporta la scelta di alcuni soggetti e solo di alcuni soggetti mediante una votazione popolare che permette di tradurre poi i voti in seggi e quindi in posti nel Parlamento, nel Consiglio Comunale, nel Consiglio Regionale, mentre dall'altra parte ci sono tante altre persone che sono state scelte con altri criteri e che obbediscono ad altre regole che si possono persino opporre alle regole precedenti. Non posso entrare nei dettagli, ma questa opposizione la vediamo continuamente. Per esempio, quando è stato introdotto alla fine del secolo scorso il cosiddetto spoil system, il sistema delle spoglie nel vertice delle pubbliche amministrazioni, si è detto che questa è una violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Perché? Perché rimette a una scelta secondaria del titolare della carica politica la selezione di una persona che invece dovrebbe essere selezionata non in base ai criteri di lealtà politica a quel titolare della carica politica, ma dovrebbe essere scelto invece secondo altri criteri che sono quelli della professione, del mestiere, della competenza misurata in maniera competitiva con gli altri in una prova nella quale tutti hanno la possibilità di accedere. Tutto questo si chiama concorso. E questo è un tentativo di risposta alla prima domanda, che ovviamente ha una risposta semplice. No, come la Costituzione stessa dice, non è vero che la Repubblica sia tutta democratica. Anzi, se si legge la Costituzione non articolo per articolo, ma nel suo insieme, è la Costituzione stessa che ci dice, quando dispone che i giudici debbono essere eletti con concorso, quando dice che i funzionari di amministrazione debbono essere eletti con concorso, che ci dice che la Repubblica non è tutta democratica e non deve essere tutta democratica. La seconda domanda, ricordate, era questa. La democrazia proviene solo dal basso, dal popolo. L'immagine popolare della democrazia è quella: c'è un paese legale, un'elite, un corpo politico, una classe politica, qualcuno preferisce i termini dispregiativi come casta, una categoria di persone che sono scelte dal basso, e il basso siamo noi, ci collochiamo noi in questo basso, siamo il popolo. Ma è solo al popolo che noi rendiamo conto? Pensateci un po', pensate a quello che leggiamo ogni giorno sui giornali di questi tempi, ahimè, in questi anni. Quando si dice continuamente ci sono vincoli alla crescita del debito pubblico, quando leggiamo sui giornali che certi atti non si possono più porre in essere, una concessione, perché è un contratto di concessione. Che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il comportamento di chi ci governa non deve rispondere soltanto a un corpo elettorale che l'ha scelto
e che potrebbero sceglierlo la prossima volta, e questo è il principio dell'accountability, cioè del render conto al corpo elettorale, ma che chi ci governa deve rispondere a qualcun altro, che è il Consiglio europeo dell'Unione europea, o è il Parlamento europeo, oppure è la struttura di vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o quella dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. O quando il ministro Lorenzin dice bisogna seguire degli standard in materia di vaccinazioni. E questi standard da chi sono dettati? Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi il governo italiano è tenuto a rispondere a degli standard, a dei criteri, a dei principi che sono determinati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha potuto accertare che la diffusione delle vaccinazioni ha consentito di ridurre o addirittura di azzerare alcune malattie epidemiche che persone con malattie epidemiche che c'erano fino a ieri, l'altro ieri, insomma, la poliomielite è stata debellata quasi interamente in India, va bene? E la poliomielite era una cosa che diciamo, io ricordo quanti compagni di classe avevo che erano poliomielitici, va bene? Quindi a questo punto non c'è più soltanto una classe politica che risponde ad un corpo elettorale, al proprio popolo, ma c'è una classe politica di governo, c'è un ministro della salute o un ministro dell'interno, pensate a Minniti e ai criteri che deve seguire in materia di immigrazione, e lì ci sono dei criteri che sono determinati dalle Convenzioni delle Nazioni Unite in materia di rifugiati. Noi applichiamo quelle regole e quindi dobbiamo rispondere alle Nazioni Unite, dobbiamo rispondere al Consiglio di Sicurezza, dobbiamo rispondere all'Assemblea delle Nazioni Unite. Un ingegnoso studioso sudamericano che ha poi lavorato molto negli Stati Uniti, nelle università americane, ha chiamato questo horizontal accountability, cioè horizontal è orizzontale, no? E accountability è un render conto orizzontale, quindi non più un governo che rende conto al popolo della nazione in cui il governo è stato eletto, ma un governo che rende conto ad altri governi, come il caso dell'Unione Europea, o rende conto a dei governi sovranazionali, come il caso dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e così via. E quindi si crea la necessità, una responsabilità che non è rivolta soltanto verso il basso, ripeto, il basso siamo noi, ma è rivolta anche verso l'alto o verso addirittura altri popoli, perché giustamente i tedeschi dicono ma se noi siamo virtuosi perché dovremmo accollarci i debiti di voi che non siete virtuosi? E quindi rispettate le regole che riguardano l'ammontare del debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo che noi rispettiamo e che abbiamo rispettato nel passato. E insomma, c'è una responsabilità del governo italiano rispetto ad altri governi e ad altre popolazioni e quindi rispetto al basso di altri ordinamenti. E poi rispetto alla responsabilità che si assume con riguardo all'elettorato, al corpo elettorale da parte dei governi, possiamo dire che quando il popolo si pronuncia ha sempre ragione? O invece il popolo può sbagliarsi? Questa domanda ovviamente non riguarda la possibilità effettiva che questo accada, ma riguarda la domanda ulteriore: esistono delle istituzioni che, qualora un popolo si sbagli, correggano le decisioni errate del popolo? Se voi ci pensate bene, nella nostra Costituzione è scritto che il popolo si può sbagliare,
e che ci sono delle istituzioni che correggono gli errori che può fare il popolo, in questo caso i rappresentanti del popolo. Una di queste istituzioni, in una di queste istituzioni ho lavorato per 9 anni, è la Corte Costituzionale, perché che cosa fa la Corte Costituzionale? Dichiara illegittime costituzionalmente delle leggi approvate dal Parlamento. Quindi vi sono degli atti decisi da chi ci rappresenta, per i quali si riconosce una erroneità che si chiama illegittimità costituzionale. Perché un atto può essere illegittimo costituzionalmente? Per tanti motivi. Il più semplice: la Costituzione dispone che posso dire che tutti possono essere, hanno elettorato attivo, e una legge preveda, per esempio, che le persone di sesso femminile non possono votare. Questa legge sarà dichiarata illegittima costituzionalmente, perché la Costituzione dispone, regola il principio di eguaglianza, anche prescindendo dal sesso della persona, dal genere della persona. Quindi un trattamento uguale è necessario. Ma la Corte Costituzionale può dichiarare illegittime costituzionalmente anche le leggi anche per altri motivi, perché non rispettano il principio di proporzionalità. Perché per esempio una legge dispone che per costruire una scuola possono essere espropriati 200 ettari di terreno. È ragionevole che per costruire una scuola vengano espropriati 200 ettari di terreno. Per costruire una scuola non c'è bisogno di 200 ettari di terreno, salvo che la scuola non sia di un grande principe iraniano che voglia avere un parco a sua disposizione. Bastano probabilmente 5-10 ettari di terreno. Quella legge è sproporzionata rispetto all'obiettivo. Quindi c'è un controllo di proporzionalità, di ragionevolezza. Quindi che cosa se ne trae implicitamente? Che la nostra Costituzione assume che i rappresentanti del popolo possano prendere decisioni irragionevoli, sbagliate, e quindi che il popolo possa sbagliare indirettamente, in questo caso attraverso i suoi rappresentanti, proprio per la caratteristica tipica dei nostri ordinamenti da cui sono partito, che è quella di essere degli ordinamenti di democrazia indiretta, non di democrazia diretta, quindi di democrazia rappresentativa, che si esercita attraverso delle persone a cui noi deleghiamo il compito di prendere decisioni che riguardano tutti noi, la collettività. È consentito l'aborto oppure no? È consentito il divorzio oppure no? Si fanno o non si fanno investimenti nel Mezzogiorno? Si costruiscono opere pubbliche in certe zone d'Italia piuttosto che in altre zone d'Italia? Sono tutte le decisioni che noi deleghiamo ad altre persone di prendere a nostro nome. Collegato a questo problema c'è un altro problema, che è quello costituito da quante persone è composto il popolo? Un popolo è composto da tutti gli abitanti di una nazione, di un certo territorio, ma non tutti gli abitanti hanno sempre avuto diritto di partecipazione attiva alla vita collettiva. Gli schiavi, le donne, oggi gli immigrati, vivono, immigrati regolari naturalmente, vivono stabilmente in una comunità, ma non fanno parte della comunità. O meglio, fanno parte della comunità per 3/4, ma gli manca il quarto più importante per la democrazia. Per 3/4 perché? Perché mandano i loro figli nelle nostre scuole. Ho detto nostre, ho sbagliato, nelle scuole di tutti, perché vivono in questa comunità, perché hanno diritto di essere assistiti nei nostri ospedali, negli ospedali di tutti, hanno quindi i diritti sociali, hanno naturalmente diritto di manifestazione del pensiero, quindi hanno anche i diritti civili,
ma non gli riconosciamo i diritti politici. Quindi sono parte di una comunità, ma questa comunità li prende per tre quarti, ma per un quarto li lascia fuori. E poi il popolo a sua volta, come dire, sceglie al proprio interno, poiché le decisioni non vengono mai prese all'unanimità e quindi non sono i 40 milioni di persone che hanno diritti politici in Italia sui 60 milioni di abitanti, quanti siamo, che decidono. Noi diciamo che è la maggioranza dei 40 milioni, quindi verosimilmente 20,01 milioni. La verità è che questo non accade mai. Perché? Perché le decisioni non vengono prese dalla maggioranza, ma vengono prese dalla più alta minoranza, cioè da quella minoranza che ha il maggior numero di voti popolari, come è dimostrato in tutti gli ordinamenti moderni. Pensate soltanto all'elezione di Macron, del Presidente della Repubblica francese, grosso modo ha avuto l'appoggio di un terzo dell'elettorato francese, un terzo è la più alta minoranza se comparato ai due terzi frammentati tra di loro, parcellizzati, che però messi insieme costituiscono la maggioranza. E poi viene l'ultima domanda alla quale vorrei provare a dare un inizio di risposta, che è quella domanda che, come dire, esemplificata dai due esempi che ho fatto all'inizio, relativo al popolo si deve esprimere direttamente oppure si esprime sempre e necessariamente attraverso dei rappresentanti. In altre parole, potremmo un giorno far sì che sia il popolo stesso che decide, invece che assegnare a dei rappresentanti del popolo il compito di decidere? Questo è un grande sogno, naturalmente è un sogno, come dire, che riguarda i 7,5 miliardi di persone, quanti siamo sul pianeta, e che potrebbe comportare per questi 7,5 miliardi, o meglio per tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età, di partecipare attivamente alla vita della loro collettività, far sentire la propria voce direttamente nelle decisioni, prendere direttamente le decisioni. Questo contrasto, democrazia rappresentativa, democrazia diretta, democrazia indiretta, democrazia diretta, è un contrasto, come dire, che si è accompagnato in tutta la storia della democrazia, perché se no si crea questa contraddizione. La verità è che non è che il potere stia nelle mani del popolo, perché il popolo prende, Rousseau l'ha scritto una volta, dice, il popolo inglese crede di essere libero e democratico, in realtà è democratico una volta ogni 5 anni, perché quando va a votare, e perché poi dopo ha solo una possibilità, che è quella di disapprovare le persone per cui ha votato, no? Ed è il motivo per il quale, quando gli studiosi di diritto e di scienze politiche parlano di accountability, cioè di questo processo di render conto o di democrazia, dicono che la democrazia consiste non in elezioni, ma in ripetute elezioni. Perché l'elezione una volta sola sceglie Mussolini. Mussolini fu eletto, cioè fu scelto secondo le regole dello Statuto Albertino, solo che poi dopo ci furono plebisciti e non elezioni, e chi si poteva presentare erano solamente i rappresentanti del Partito Nazionale Fascista. Quindi, vedete, il problema della democrazia è comunque quello di ripetute elezioni e quindi della possibilità di scegliere qualcuno e di negare la legittimazione la prossima volta alla persona che si è scelto come rappresentante, scegliendo un'altra persona. Ed è il motivo per il quale
Schumpeter ha sviluppato quell'idea della democrazia come competizione. Perché si compete? Perché oggi posso perdere, domani posso vincere, no? E quindi io concorro con gli altri, che Schumpeter era un economista, come voi sapete, e lui applicò in fondo una regola del mercato, no? La concorrenza alla politica, e disse non c'è una cosa strutturalmente diversa dalla concorrenza anche nella politica. Ci sono più partiti che concorrono e che possono perdere oggi, vincere domani, e il problema fondamentale è a lasciare aperta la concorrenza e la competizione elettorale. E questo è il punto essenziale. Ma rispetto a questo, ci potrebbe essere un giorno una voce diretta dei cittadini e quindi la possibilità di una democrazia diretta? Ecco, io credo che questo è un grande sogno, badate bene, è un grande sogno che è stato coltivato per esempio dal pensiero socialista. Socialismo, poi comunismo, vuol dire proprio socializzazione del potere. Dove fu realizzato, mi riferisco ai primissimi anni dopo la rivoluzione d'ottobre, in quella che allora era l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, furono creati soviet. Che cos'erano i soviet? I soviet erano il popolo che decideva per se stesso. Questa era veramente la realizzazione concreta, diffusa sul territorio, di un concetto. Soviet vuol dire consiglio, e il consiglio erano delle persone che decidevano sulle proprie sorti, va bene? C'è una bella espressione adoperata in un bel libro inglese, le persone che possono decidere la vita della propria collettività stando sulla soglia di casa. Ecco, quindi stando in casa propria, decidere le sorti che riguardano la casa collettiva. Questo grande sogno, che è il sogno della democrazia diretta. Nell'Unione Sovietica abbiamo visto come è andato a finire, sostanzialmente è rimasto un regime sovietico sostanzialmente zarista, cioè è stata riscoperta l'origine zarista del potere, la tradizione zarista del potere nella Russia e in tutta la zona contermine, e quindi il breve periodo dei soviet, nel senso proprio della parola, è terminato poi con Stalin, e quindi nel modo peggiore che si può immaginare, la morte anche della democrazia rappresentativa, proprio nel paese nel quale si tentava di avere una democrazia diretta, il popolo che parlava direttamente attraverso i soviet. E ahimè, le nostre società moderne sono diventate troppo complesse per avere una gestione che sia una gestione collettiva del potere. È un bel sogno quello che noi in casa premiamo un bottone tutti i giorni e prendiamo insieme delle decisioni, adottiamo insieme delle leggi. Per vostro divertimento vi dirò che ho fatto una piccola stima. Se noi volessimo approvare, nel modo in cui è previsto dalla Costituzione, un numero di leggi uguali, noi, tutto il popolo italiano, i 40 milioni di persone che hanno diritto d'elettorato attivo, cioè maggiore età, e volessimo, applicando le norme della Costituzione, decidere ciò che decide oggi il Parlamento, ciascuno di noi dovrebbe prendere ogni giorno, compresi tutti i giorni festivi, Natale, Capodanno, 15 agosto e così via, 8 decisioni, tra le quali ci sono decisioni, come dire, sulle quali la maggior parte di noi è assolutamente impreparata, decisioni che riguardano la salute dei cittadini, decisioni che riguardano investimenti pubblici, decisioni che riguardano l'ammontare del debito pubblico, decisioni che riguardano l'autonomia finanziaria degli enti locali, decisioni che riguardano la collocazione, l'allocazione dei poteri tra i poteri dello Stato, tra gli organi dello Stato. Dovremmo praticamente diventare
40 milioni di funzionari dello Stato a pieno tempo, capito? Perché 8 decisioni al giorno di questo tipo richiederebbero un minimo di preparazione. Quella preparazione che, badate bene, neppure i 1000 parlamentari hanno. Quindi come potremmo averla noi in 40 milioni di persone? E poi c'è un ultimo argomento, e con questo voglio terminare, è un ultimo argomento che è questo. Coloro che sognano la democrazia diretta, e voi avete capito a chi mi rivolgo oggi in Italia, naturalmente, a cui mi riferisco oggi in Italia, quelli che sognano la democrazia diretta, a parte tutte le contraddizioni nelle quali si avvolgono recentemente, si sono avvolte negli ultimi giorni, queste persone non si rendono conto di quanto sia fruttuoso il dialogo tra classe dirigente e popolo. Perché la classe dirigente e il popolo debbono avere un dialogo che purtroppo in Italia è diminuito a causa della crisi dei partiti, ma i partiti rappresentavano proprio uno strumento per far dialogare queste due componenti della democrazia. Uno è il popolo, il corpo elettorale, e l'altro è il governo e il vertice dello Stato. Da questo dialogo, dal controllo reciproco, dalla navetta delle idee che passano da una parte all'altra, dal fatto che ci siano dei parlamentari che ritornano come il parlamentare inglese passa 3 giorni nella sua constituency, cioè nel posto dove viene eletto. C'ha degli uffici per la strada, come un negozio, in modo che tutti i suoi elettori vadano da lui e gli dicono quali sono i problemi della sua constituency. E in Italia abbiamo avuto qualcosa di simile, purtroppo in una versione che noi chiamiamo, come dire, negativa, che noi chiamiamo clientelare. No. Ma dietro a quel clientelismo c'era un elemento positivo, che è proprio questa dialettica, questo fatto per cui i bisogni della collettività vengono interpretati da coloro che vengono scelti dalla collettività, i quali, soddisfacendo i bisogni della collettività, riescono poi ad avere il consenso della collettività e quindi vengono rieletti perché hanno ottenuto il consenso della collettività. Questo dialogo e anche la democrazia. Quindi ben venga anche la democrazia rappresentativa, se c'è veramente questo dialogo, quindi un'alterità tra classe dirigente e popolo e corpo elettorale, insieme con queste altre componenti, che sono quelle del mestiere di cui parlavo prima, che rappresentano quello che un grande economista americano, Galbraith, ha chiamato una volta in un suo libro countervailing powers, cioè poteri che bilanciano altri poteri che controllano altri poteri. Il direttore generale che dice al ministro: guarda, questo non si può fare perché la legge lo impedisce, oppure questo non si può fare perché quei medicinali sono dannosi per la salute invece che curare le persone. Quel direttore generale è evidentemente un farmacologo che può dire al suo ministro: guarda che questo non si può fare, e quindi impedisce lo svolgimento di un potere irrazionale, irragionevole da parte del ministro. Anche questo è la democrazia. Tutto qui. Lei è stato privato del... è colpa mia perché l'ho messo qui. Sì, 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 io sono pronto alle domande. Allora, i tempi li decide lei però. Se c'è qualcuno dal pubblico che vuole rivolgere delle domande al professor Cassese, può farlo. C'è già una mano che si alza, eccola lì. Bisogna fornire un microfono. Ce ne sono 2 anche, le vedo da qui perché sono appena... Beh, una domanda brevissima. I condizionamenti che subisce la democrazia sono tantissimi. Ora, la domanda è questa: perché un uomo mite
come Luciano Gallino negli ultimi anni della sua vita ha diagnosticato il tracollo della democrazia sotto la forte pressione del capitale finanziario. La domanda è brevissima, ma la risposta richiederebbe un'ora circa. Che faccio? Rispondo subito. Sì. Una domanda molto telegrafica: come mai i giudizi sulla incostituzionalità delle leggi elettorali vengono dati sempre ex post anziché prima che si verifichino le elezioni? Il suffragio universale è una grande conquista della democrazia, però adesso, specialmente nei piccoli comuni, ma anche nei medi grandi comuni, noi vediamo che i rappresentanti sono eletti attraverso pacchetti di voti. Ora, democrazia, partecipazione, prima c'era l'oligarchia, d'accordo, ma questo suffragio universale, se molto spesso non è suffragato dalla veramente la partecipazione volontaria, ma dipende da tanti altri fattori, non ultimo quello economico, come riusciamo a venirne fuori? Grazie. Però io ho visto una mano che si alzava lì, scusi, lì in fondo, ed aveva diritto al secondo. Può alzare di nuovo la mano, scusi, se no non la vede. Casualità ha voluto che mi agganciassi subito a quello che ha detto il signore prima di me. Il suffragio universale, ecco. Lei prima parlava della classe dirigente e popolo. Intanto volevo capire se queste due categorie sono cristallizzate o cristallizzabili. Forse no, e quindi magari una nota su questo. In democrazia rispetto magari a quello che avveniva in sistemi più strettamente oligarchici o monarchici o totalitari in generale. E poi la questione del suffragio universale, visto che in realtà il suffragio universale sempre più nei fatti non esiste perché sempre meno i cittadini e gli elettori, almeno non solo in Italia, ma lo stiamo osservando qui in Italia, si esprimono il proprio diritto al voto. Però poi mi chiedo, in maniera, vorrei fare stimolare la discussione su questo, ma il voto del professor Cassese, che per una vita è stato anche, come dire, ha studiato, gli illuministi parlavano nella democrazia della possibilità, anzi della necessità che fosse virtuosa, cioè che avesse alcune virtù il popolo. Ma se il popolo in realtà sempre osserviamo che non ce le ha queste virtù, è possibile pensare a una democrazia, non so come dirla, di altro tipo, un po' più di diritti di diritti conquistati più che di diritti di nascita? È una provocazione, però vorrei sapere cosa ne pensa. Volevo chiedere, di fronte all'emergere di nuove questioni globali, rischi sociali, bisogni collettivi, problemi che oggi sono globali, quali il climate change, quali le migrazioni, quali la finanza, quali anche un mercato del lavoro che si affaccia su un mondo globalizzato, c'è oggi la necessità, o sono
cioè c'è oggi la necessità, secondo me, di anche di pensare a istituzioni che siano in grado di discutere, di gestire queste questioni a livello globale. E quindi la domanda è se questa ipotesi è vera, quando saranno maturi i tempi di una costituente europea, magari da rifare, magari di una costituente anche globale. Devo farcela in 10 minuti, esatto. È una domanda antica quella relativa al potere del capitalismo rispetto, e Luciano Gallino era preoccupato, come moltissimi sono preoccupati. Qual è la questione che sta dietro a questo? È questo, che la velocità alla quale il mondo della finanza fondamentalmente e in parte il mondo dell'industria sta spostando le sue decisioni a livello globale mette in crisi il limite necessariamente nazionale della democrazia. Esempio di questi giorni sui giornali, no? Lo Stato italiano, come lo Stato francese, ha il potere di imposizione fiscale. Questo è un elemento essenziale della democrazia. Ma se Amazon e Google riescono a fare quello che si chiama the choice of law, cioè la scelta del diritto, si scelgono il diritto irlandese perché è più comodo, perché lì si pagano meno imposte, è chiaro che sfuggono alla sovranità nazionale. E questo squilibrio che si sta creando, che è uno squilibrio che però, e qui mi differenzio dalle conclusioni che tirava Luciano Gallino, è questo squilibrio, diciamo, al quale noi stiamo cercando di porre rimedio. Voi vedete che nell'Unione Europea ci stiamo affrontando questo problema. E questi squilibri, di questi squilibri ce ne sono tanti che sono, come dire, hanno tempestato la storia della democrazia, e la democrazia è sempre riuscita a risolvere questi problemi. Noi oggi viviamo in un momento nel quale c'è uno squilibrio, ci sono delle decisioni globali che vengono prese da imprese che riescono a sottrarsi al controllo democratico di democrazie che sono necessariamente ancora nazionali. Di qui un problema che poi è l'ultimo che lei aveva posto: se ci sono problemi globali non possono esserci che soluzioni globali, ma se le soluzioni debbono essere globali debbono essere anche accompagnate da un certo grado di democraticità. Ma non crediate che questo non si cerchi di realizzare. È chiaro che è difficile convocare un Parlamento cosmopolitico, siamo 7 miliardi e mezzo gli abitanti di questo pianeta ed è un po' difficile, come dire, eleggere un Parlamento rappresentativo di quelli che hanno diritto di elettorato attivo tra questi 7 miliardi e mezzo, però le istituzioni globali suppliscono a questa carenza di organi deliberativi rappresentativi, veramente rappresentativi, in due modi: attraverso rappresentanza due volte indiretta, governi nazionali che mandano propri rappresentanti presso questi organi globali, oppure attraverso quello che si chiama democrazia deliberativa, cioè la partecipazione degli interessati alla presa di decisioni. Un esempio: leggete i giornali nei giorni in cui si svolgono le assemblee dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quando si svolgono le riunioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ci sono migliaia di non governmental organization, cioè di organizzazioni della società civile, diremmo noi, che sono presenti a queste riunioni, va bene, e che fanno sentire la loro voce in organi consultivi. E la stessa cosa accade in altre organizzazioni come quella che regola internet nel mondo. Quindi la risposta alla prima domanda è sì, c'è un problema di squilibri tra decisioni del capitale finanziario globale e decisioni nazionali delle democrazie, ma
questi squilibri sono in corso di superamento e non dobbiamo piangere sulle sorti della democrazia, perché la democrazia ha mostrato una grande capacità, da che è veramente democrazia, cioè dal momento del suffragio universale, no, che è stato ricordato, e da quel momento che la democrazia è vera democrazia, da quel momento le democrazie moderne hanno avuto questa straordinaria capacità di imparare. La democrazia è una macchina che impara anche dagli errori. La domanda relativa al giudizio della Corte Costituzionale, praticamente sono pochissime nel mondo le corti costituzionali che decidono sulla legittimità costituzionale delle leggi prima che le leggi vengano approvate, per esempio il Conseil Constitutionnel francese, e non dopo come quella italiana o la Corte Suprema americana o il Bundesverfassungsgericht tedesco e così via. Il motivo per il quale le corti costituzionali non sono chiamate prima a decidere, prima che la legge venga promulgata, che sembra la cosa più ovvia, dice, fa controllare alla Corte Costituzionale in modo che si sa che poi applichiamo una legge che è legittima. Ma c'è un motivo per cui questo non accade, e cioè che, se voi ci pensate bene, ed è quello che è successo in Francia, in questo modo le corti costituzionali diventano organi parapolitici, diventano il terzo ramo del Parlamento, capito? Cioè vengono inserite nel corpo della decisione politica, ed è per evitare questo, per farli restare veri giudici, i giudici costituzionali, che si evita che questo accada. E poi c'è un secondo motivo, ed è che i giudici costituzionali non giudicano la legge astratta, giudicano la legge nella sua applicazione concreta, perché c'è un giudice che gliel'ha rinviata. Vuol dire che davanti a quel giudice è aperto un processo nel quale si deve decidere, sul dubbio che al giudice è venuto, alla parte è venuto, che quella legge sia a sua volta illegittima costituzionalmente. Allora il giudice si ferma e manda alla Corte Costituzionale. E quindi, come dire, non si giudica il diritto in astratto, si giudica il diritto in concreto, il diritto the living law, dicono gli inglesi, no? Che nella Costituzione americana c'è scritto il processo costituzionale deve nascere da un case or controversy, da una controversia, da un caso che si è presentato in quel momento specifico, che consente di capire come praticamente viene applicato il diritto. La terza e quarta domanda, che erano un po' legate, beh, chiaramente la dialettica classe dirigente e popolo non deve essere cristallizzata. La dialettica classe dirigente e popolo deve essere tale per cui la classe dirigente non è chiusa, no? Deve essere una classe dirigente aperta all'accesso del popolo. Se fosse chiusa saremmo veramente in un caso di una dittatura collettiva, sostanzialmente, no? Invece di esserci un dittatore solo ci sono più dittatori, e questo ricambio è assicurato da ripetute elezioni. Quindi la classe dirigente, deve esserci la possibilità del popolo di modificare la classe dirigente. Ma io non credo però che si possa ritornare ai voti ponderati, per cui i voti dei professori universitari valgano più di quello di tutti gli altri cittadini, perché si violerebbe un principio essenziale del vivere civile, che è il principio di eguaglianza, perché la consapevolezza sociale e politica di un qualunque cittadino può essere anche più alta di quella di un grande studioso. La sua esperienza concreta, la sua vita concreta nella società possono essere ancora più significative. Il vero problema è quello che è stato posto, è quello della crescente astensione. Voi sapete che in Italia noi abbiamo avuto per 30-40 anni una partecipazione elettorale che era molto alta, molto più alta di tutti gli altri paesi del mondo, intorno al 94-95% degli aventi diritto al voto si recavano a votare. Siamo scesi da parecchi anni oramai
al 73-74%, cioè di 20 punti siamo scesi. Intendiamoci, gli altri paesi non stanno in condizioni migliori, cioè in quasi tutte le democrazie, grosso modo, c'è un terzo dell'elettorato che decide di non votare. Il significato di questo silenzio, il significato di questa inerzia, il significato dell'astensione può essere duplice. Uno è che per quelli che non vanno a votare tutto va bene, no? Sono contenti di quello che accade e non ritengono di dover aggiungere con la propria voce un qualche cosa, una scelta. Oppure invece che quel terzo dell'elettorato è ribelle, è talmente dissonante rispetto all'orientamento politico prevalente che non pensa neppure di andare a manifestare con la sua presenza il voto, perché non c'è nessuna, quella che si chiama da parte degli scienziati politici, offerta politica soddisfacente per questo terzo dell'elettorato. Questo è un fatto costante ormai in tutte le democrazie moderne, ma che va considerato in un contesto più ampio. Pensate per esempio a questo aspetto. Quante volte noi veniamo chiamati a partecipare ormai in tutti gli ordinamenti moderni? Molte volte. Noi votiamo per i comuni, per le regioni, votavamo anche per le province e per i comuni, per le città metropolitane, per le regioni e per lo Stato e per l'Unione Europea. È la stessa cosa che capita in Francia. E quindi che cosa è successo? È vero che è diminuita la partecipazione, ma è aumentato il numero delle volte in cui è stata chiesta la nostra opinione, no? Perché noi siamo stati chiamati a scegliere il sindaco, il consiglio comunale, il consiglio regionale, il presidente della regione, i parlamentari nazionali, i parlamentari europei e così via. Quindi in qualche modo c'è una tendenza che controbilancia quella tendenza all'astensione con questa moltiplicazione delle presenze dell'elettorato, del corpo elettorale nella manifestazione della volontà del corpo elettorale. E da ultimo ritorno sull'argomento che ho già toccato, che è quello relativo alla globalizzazione. Questo è certamente uno dei problemi più importanti che ha la democrazia nel mondo. Pensate a questo: la democrazia è nata nell'agorà di Atene, insomma, cioè nelle città-stato, poi è diventato il principio di base degli stati moderni. Gli stati moderni oggi sono 193, sono 193 gli stati che aderiscono all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma sono 2000 le organizzazioni regolatorie globali, va bene? Quindi siamo a un numero molto più ampio e queste organizzazioni, che riguardano praticamente ogni settore dell'attività umana, dal controllo dell'uso dei mari fino al controllo dell'uso dei rifiuti nucleari, fino al lavoro, alla salute, al commercio e così via, queste organizzazioni hanno, come dicevo prima, una legittimazione che deriva soltanto dai governi nazionali, che a loro volta sono legittimati dai popoli nazionali. Quindi è la somma dei popoli nazionali che due volte indirettamente fa sentire la loro voce in questi organismi nazionali. In qualche modo il locutore e colui che ascolta diventano più lontani, no? Sempre più lontani. Il popolo sta qui, poi c'è il governo nazionale, poi c'è il decisore sovranazionale in cui è rappresentato il governo nazionale. E questa distanza, se aumenta questa distanza, chiaramente la voce del popolo può arrivare, come dire, o artefatta o in maniera troppo flebile al decisore di ultima istanza, che sarà l'Organizzazione Mondiale del Commercio o l'organizzazione che si interessa del riscaldamento del pianeta e così via. Questo è un problema della democrazia oggi a cui si cerca di porre rimedio e che è difficile risolvere con un Parlamento
che sia eletto da tutto il popolo del mondo, perché dovremmo anche decidere quando avvengono le elezioni, visto che da una parte del mondo è giorno quando dall'altra parte è notte e viceversa. Bene. Ringraziamo il professor Cassese per la sua lectio magistralis e ci auguriamo di averlo nelle prossime edizioni dei Dialoghi di Trani per dispensarci altre perle di saggezza. Grazie.